Dobbiamo trovare un meccanico, vediamo qua sta pizzeria, che è? Ristorante, Luna Rossa. Almeno per il momento un po' di ospitalità. È una cosa che qui a Torino non manca. Allora, senti, prendimi quella pasta lunga. Questi qua, ma Sì. chef. Li conosci? I famosissimi, come si chiamano? I fusilli? I I fusilli. fusilli, Sai che ci sono due tipi di fusilli? C'è il fusillo e il maccherone a ferro. Ah. Il fusillo è quello tipico, questo qua, vedi? Che si mette il ferro e si gira intorno al ferro. Questa era un po' la pasta delle domeniche, diciamo. E io dobbiamo farla in un modo un po' particolare, non con ragù. No, come la facciamo? Con i datterini. Voi avete questo nel frattempo vado, come si dice in La bocca. dialetto, a calare la Accala pasta. la pasta. Andiamo a calare la pasta. Mentre la pasta cuoce, noi facciamo il sughetto. Già si sentono i sapori, nemmeno i profumi, sono già i sapori. Mi dai l'olio? Sì, il primo. Sì, il primo. Benissimo. Dobbiamo cambiare un attimo la cosa. Mettiamo pochissimo di pomodoro. Facciamo una piccola emulsione solo col sugo di pomodoro. Sempre che poi un pomodoro è il pomodoro stesso dei datterini, questo qua. No, non ci sono altri ingredienti. Noi il pomodorino lo dobbiamo mettere dopo. A crudo. E prepariamo questa base Questa adesso. base, diciamo che quasi come se fosse un'emulsione di succo di pomodoro, che non bisogna aggiungerci il sale già c'è dentro che è conservato. Facciamo cuocere appena appena. Io nel frattempo voglio assaggiare un datterino, se è come diciamo noi, quello bello dolce. Notevole. Io tu devi fare un'altra cosa, devi Sì. prendere quel formaggio e grattugiarlo di nuovo, quello di prima. Sì. E noi dobbiamo fare un piatto all'incontrario in questo momento. Grazie Pino. Allora, noi facciamo una cosa molto bella, me lo grattugi. Io nel frattempo mettilo qua. Per acquisirlo qui direttamente, così non lo passiamo più sul fuoco. Ok. Ma anche quello che già hai fatto, non ti preoccupare. Sì. Butto quello che ho grattugiato. Sì. E adesso però, bravo, vorrei che mettere qui dentro, cioè all'incontrario, no? Sì. Cosa manca al piatto calabrese? Il E peperoncino. mettiamolo qui dentro. Ok. Mettiamo il peperoncino. Senza olio lo mettiamo. Senza, Lo sì, solo con facciamo l'olio. scolare Sì, un po'. che Vado l'olio. io, chef. Sì, vai. Sono bravo, eh? Vai, vai, abbonda, abbonda. Meglio abbondare che deficere, dicevano i latini. Oh, guardate che spettacolo, eh? È vero, vedi? Allora, noi creiamo questa bellissima salsa. Allora, a questo punto noi siamo pronti senza fuoco, perché vorrei che si creasse che noi dobbiamo creare questo bellissimo piatto. Voglio metterci i datterini a freddo. Perché? Perché? Perché vorrei che si sentisse il profumo del datterino misto, cioè deve combinare una combinazione di due sapori molto, molto particolari, il freddo però pieno di pomodoro e il caldo di pasta che si sposa all'incontrario col pomodoro. Io Perfetto. vorrei che tu assaggiassi un pomodoro e un po' di pasta, perché Immediatamente, chef. Immediatamente. dobbiamo capire così com'è. Abbiamo messo tutto all'incontrario, un piatto all'incontrario. Vado a prendere la forchetta. Prendi le forchette e chiama pure quel fannullone dell'amico tuo che sta sempre fuori. Giovanni, dai, ma che si stai mangia? facendo? Ma
Io? Si mangia, tu arrivi solo quando si mangia. No, al telefono. Al telefono. Chef, prego. Il pomodoro si scatta in bocca e ti condisce, secondo me, la pasta. Poi mettici il pomodorino ed ecco qualcosa. Ragazzi, lo so, però alla prossima... Mi lasciate un pomodorino? Sì. Ma che cos'è? Che cos'è? È buono. È vero. Guarda, c'era Serafino che non stava bene stamattina, però si è ripreso. Stranamente, stranamente.